Ya. Ha buttato bene. Taglio fa caldo. Restiamoci. Qua come si deve dire? Tu non puoi prendere fratello? Sì. Ragazzi, la difesa inizia il pivot centrale qua, la nostra difesa, quindi si mette giù. Ok? Ora iniziamo a vedere. Ragazzi, il campo è stretto. Attenzione all'impostazione di gioco. Posizione di base, laterali con i due centrali. Pivot aggressivi sulla palla. Se fanno troppo movimento, attenzione alla nostra zona, perché se si mettono 2-2 si scala e ci mettiamo 2-2 anche noi. Anche in fase d'attacco ripetiamo lo stesso movimento di mercoledì, anzi quelli che abbiamo provato giovedì. Il laterale riceve palla dal centrale. Terza giornata nel campionato di Serie C2, girone B al Palarea, va di scena Friends Arzano contro Real Agero, la squadra di Napolitano. Proviene da due pareggi consecutivi, mentre gli costieri hanno 4 punti in classifica con Sapio. Subito pericoloso in avvio dopo neanche 6 minuti, la posizione di Mascolo fa tremare il Palarea. All'11esimo l'Arzano passa in vantaggio sull'asse Sapio, Raffio Sapio, e il capitano sblocca il punteggio e porta in vantaggio l'Arzano. Sesta azione con Sapio che da due passi spara alto al 16esimo, il miracolo di Torre evita l'1-1. Al 18esimo la Gerola perviene al pari con questo gol bellissimo di Coccia, 1-1 al Palarea. Al 28esimo l'Arzano si rende pericoloso, sfiora il gol del 2-1 ancora con Raffio in veste di assist man. Il primo tempo si conclude sull'1-1. Con le immagini possiamo andare a analizzare la ripresa con l'Arzano che attacca la destra verso sinistra e la Gerola di sinistra verso destra. Subito in vantaggio l'Arzano con questo grande gol di Sapio, ancora su assist di un Raffio in versione assist man, doppietta per il capitano dell'Arzano che poco più tardi al minuto 33 con questa azione personale colpirà il palo con la deviazione dell'estremo difensore avversario. La Gerola si fa vedere in avanti ma sbatte sul muro eretto da Torre. Il tiro di Coccia è ben parato dall'estremo difensore arzanese sulla respinta. La palla va alta al 39esimo, azione spettacolare del capitano dell'Arzano Sapio. Il suo tiro però è deviato dal portiere e la palla va in calcio d'angolo. Arriverà il 3-1 dell'Arzano con questa punizione contestata dalla Gerola. Dalla lunetta dei 10 metri si presenta Mariano che batte l'estremo difensore della Gerola per il gol del 3-1. Punizione contestata dalla squadra ospite. Poco più tardi un'altra parata di Torre che chiude veramente la Sara cinesca. Arriverà anche il 4-1 di Lelo Raffio su assist di Marchese al minuto 53 che mette il punto esclamativo sul match, perché anche nel finale strepitosa azione dell'Arzano troverà il 5-1 ancora con l'assist di Raffio. Curcione, 5-1 sarà il punteggio definitivo. Nel finale Torre parerà anche un calcio di rigore a Coccia, finisce 5-1, prima vittoria per il Friends Arzano in questo campionato e sale a quota 5 punti in classifica. La settimana prossima la squadra di Napolitano andrà a far visita all'Atletico Caiano, mentre la Gerola cercherà il riscatto nel derby costiero contro l'Atletico Sorrento.